www.redigio.it e la storia continua. Milano è una città la mia vicina. Non posso trascurare che Milano e il suo mito fondamentale è quello della sua nascita, perché mi è molto vicina e della zona. Però occorre fare qualche premessa di ordine storico. Il popolo più antico della nostra penisola, di cui la tradizione ha conservato il ricordo, è quello dei Liguri, imparentati con i Siculi, ritenuti a loro volta dagli storici più antichi abitatori del Lazio. Essi sarebbero oriundi dell'Africa orientale e avrebbero abitato verso la fine del Paleolitico l'Egitto, poi la Siria e l'Asia Minore da una parte, e dall'altra le isole e le penisole del Mediterraneo, e infine la Gallia. Attraverso le Alpi Carniche, verso la metà del secondo millennio avanti Cristo, avviene una forte invasione di un popolo di origine asiatica o indoeuropea, che stanziatesi nella Valle Padana e combattendo i Liguri, li costringe a rifugiarsi nell'attuale Liguria. Questo era proprio degli Isombri o Insombri, da cui il nome Insubria o Umbri del Nord, consanguinei degli Umbri propriamente detti, che andarono a occupare l'Italia, quella centrale. E qui scopriamo che Milano nasce con un altro nome. E a proposito di tale periodo, infatti, lo storico Alessandro Colombo, con un cognome così milanese, doveva per forza intendersene, avanza l'ipotesi, anzi la certezza, dell'esistenza di una prima vera città venuta ad incastrarsi tra i villaggi liguri, occupandone il posto centrale e più elevato, e a cui attribuisce il nome di Alba, così chiamata con un nome assai comune presso i popoli indoeuropei. Qualche osservazione. Ma ricordate Alba Longa? Volete scommettere che il Colombo desidera rivendicare una sorta di primogenitura per quanto riguarda la precedenza nella nascita di Milano rispetto a Roma? E avete notato quel posto centrale più elevato, che giustamente non solo in senso geografico compete a Milano? A sostenere la sua tesi, Colombo annota: il primo cenno di Alba, quale antico nome dato alla nostra città, trovasi in un oscuro cronista del X secolo, il De Situ Civitatis Mediolani, reperibile all'Ambrosiana. Seguono quindi quelli di Bonvesino della Riva, nel De Manialibus Mediolani, poi di Galvano Fiamma, di Andrea Alciati nel 1625, che però lo comprese un po' male. Milano dunque, nato come Alba, diventerà Mediolanum solo qualche secolo dopo. Nel frattempo gli Etruschi, provenienti, secondo Erodoto, dalla Lidia, cioè dall'Asia Minore, sbarcano verso il IX secolo avanti Cristo sui litorali della Toscana, combattono gli Umbri e conquistano la regione poco per volta. Si irradiano poi nella pianura padana, dove restano a lungo, fondando tra l'altro importanti città come Melpum, Melzo, Fessinia, Bologna, Adria e Mantova. Pare certo comunque che Milano non fosse un borgo etrusco, o vi preesisteva o divenne città in seguito all'invasione
dei Gallo-Celti. Le prime notizie storiche, anche se ammantate di leggenda, si hanno proprio in questo periodo. Secondo Tito Livio, l'invasione dei Galli avviene il VI secolo a.C., regnante a Roma Tarquinio Prisco. Ambigato, re dei Biturigi, o Biturigi, volendo alleggerire il suo parere di una parte della popolazione divenuta eccessiva, chiama due dei suoi giovani nipoti, Belloveso e Segoveso. Concede loro di radunare quanta più gente volessero e, interrogati gli auspici, li invita a cercare nuovi territori. Il volo degli uccelli indica a Segoveso la via della Germania e a Belloveso quella dell'Italia. Vallicate le Alpi, Belloveso si scontra con gli Etruschi e li sconfigge poco lontano dal Ticino. Poi, sentendo che il territorio dove essi si trovano si chiama Insubria, nome uguale a quello di un distretto degli Edui della Gallia, prende questa coincidenza di nome come un augurio. Decide quindi di porre qui la residenza del suo popolo e fonda la città da cui dà il nome che oggi suona Milano. Milano è dunque fondata o restaurata da Belloveso nel 623 a.C., come precisa un Giuseppe Gargantini nella sua Cronologia di Milano. Una data così certa pare quantunque azzardata. Verrebbe voglia di chiedere, e a che ora? Ma tant'è, dai, le leggende vanno prese poi così come sono. www.redigio.it e la storia continua.